Al Comunale di Castiglione in Teverina per la 17ª giornata del girone D di prima categoria Umbra, sotto la direzione del signor Persieri di Orvieto, scendono in campo Fanello e Ferentillo Valnerina. I padroni di casa si rendono subito pericolosi, ma Simeone e Miglietta ci mettono una pezza. La risposta degli ospiti arriva poco dopo, quando il tiro di Angeletti, in un primo momento destinato ad infilarsi in rete a pochi centimetri dalla linea di porta, cambia traiettoria finendo sul fondo. Il Fanello al settimo si porta in vantaggio quando Isidori di testa, dopo aver saltato più in alto di tutti, riesce ad infilare la palla in rete. I padroni di casa trovano il raddoppio al 17esimo con Ferlicca, lanciato dalle retrovie, il quale riesce ad infilare la palla in rete sotto l'incrocio dei pali. Gli ospiti al 24esimo reclamano un calcio di rigore per un fallo in area subito da Angeletti. Ma il signor Persieri lascia continuare tra le proteste dei giocatori ospiti. Miglietta al 28esimo prova a mettere la palla in area, ma non trova nessuno dei suoi pronto a metterla dentro. Isidori al 33esimo salta ancora una volta più in alto di tutti, infilando la palla in rete per il 3-0 del Fanello sul Ferentillo. Jurcu al 43esimo colpisce male la palla che sfiora il palo finendo sul fondo. Angeletti al 45esimo viene steso in area e questa volta Persieri non ci pensa due volte assegnando subito il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Jurcu che cerca di beffare Baffo che non ci casca bloccando la palla. Il Ferentillo al ritorno in campo dopo la pausa si porta subito in avanti cercando di riaprire la partita, ma Baffo riesce a deviare in angolo il sinistro di Angeletti. Raccoglie al 21esimo lasciato solo in area, al volo infila la palla in rete per il 4-0 del Fanello sul Ferentillo. Il ritmo del gioco, anche se con il risultato finale della partita già ben delineato, resta alto, con i padroni di casa al 30esimo che si portano sul 5-0, ancora una volta con Raccogli lasciato libero di fare quello che vuole in area. Al 40esimo Accardo colpisce l'esterno della rete. Mogavero al 42esimo ci prova, ma la palla sfiora il palo finendo sul fondo, con il risultato finale che rimane 5-0 per il Fanello sul Ferentillo Valnerina. Beh, è stata una buona partita, giocare da noi, abbiamo fatto Dai, subito Elise! gol Dai, Elise! e sta poi in discesa. E ci stiamo preparando via per questo lungo cammino fino al termine del campionato. Oggi c'è stata anche una doppietta del nostro difensore centrale, quindi sono ancora più contento, via. Non abbiamo rischiato quasi niente, stava partita alla fine dominata e va bene così. Ci vediamo presto per altre esibizioni, via.